Dai caprioli agli scoiattoli, dai ricci ai pipistrelli, ma anche ghiri ed uccellini, sono infatti più di 3.000 gli animali selvatici che l'associazione SOS Animali ha salvato lo scorso anno, ma che adesso potrebbero rischiare di morire di freddo o di fame. Per questo la Onlus, in vista della prossima primavera, lancia un appello ai comuni. Molti di questi animali, se non presi in tempo, se non curati per tempo, alimentati per tempo, sono destinati alla morte. Se infatti per il recupero degli animali selvatici adulti l'associazione è incaricata e riceve un contributo dalla Regione Toscana, per i cuccioli devono essere formalizzati specifici accordi con le amministrazioni comunali, senza i quali la Onlus dovrà inevitabilmente sospendere l'attività e dovranno occuparsene i comuni. Ovviamente occuparsene da soli è una cosa un po' complicata, perché sono cose molto specifiche. Noi lo sappiamo, ci organizziamo prima dell'arrivo della stagione, abbiamo tutti i nostri sia volontari che anche veterinari che sanno esattamente come stabilizzare un animale piccolo. Senza questo accordo con le amministrazioni comunali, però, voi non siete in grado di gestire anche il carico economico. Sì, anche perché i piccoli stanno con noi molto più tempo rispetto all'adulto, perché comunque il nostro scopo è quello poi di arrivare a darle di nuovo la via nel loro habitat. E per arrivare a questo momento loro devono essere autosufficienti, quindi qualche animale sta da noi magari 20 giorni, qualcuno anche 2 o 3 mesi. E mangiano ovviamente, i mangimi costano, il latte costa. Dei 99 comuni nei quali la Onlus è autorizzata ad intervenire, nei territori di Arezzo, Siena e Grosseto, attualmente solo 7 amministrazioni comunali hanno firmato la convenzione, tra queste anche quella di Arezzo. Insieme possiamo fare tante cose, anche molto belle, perché salvare gli animali è la nostra priorità, ma non c'è solo questa, perché poi per esempio potremo, quando tutto sarà di nuovo in una situazione normale, possiamo andare nelle scuole, possiamo far vedere i nostri video, insegnare ai ragazzi anche come ci si approccia a un animale selvatico o a un ambiente. È infatti fondamentale conoscere le regole di comportamento per il recupero di animali selvatici in difficoltà. La prima cosa da fare è pensare alla propria sicurezza. La seconda è avvertire la nostra associazione che sarà disponibile per venire a prendere l'animale. E infine, nei casi dove si possa contenere l'animale, prenderlo, metterlo in una scatola per esempio. Ci sono animali un pochino più grandi per esempio che possono essere messi in un trasportino e messi in sicurezza. Generalmente un piccolo errore che fanno molte persone è dare da mangiare o anche da bere a questi animali. È meglio evitare. Per gli animali più grandi è sempre bene aspettare l'intervento del veterinario che viene a prenderlo, insomma, perché un capriolo per esempio o anche un piccolo di cinghiale può essere abbastanza ostico da catturare.